Ciao babbo, alla fine sei andato anche tu. Hai resistito un mese e 3 giorni senza la mamma. E lei sarà lì che ti dice: ti lamentavi sempre e poi sei venuto subito a cercarmi. Cosa dire di te? Tre episodi, tre che parlano di te. Il primo è quello storico della spesa. Tu, la mamma, i figli, famiglia felice nel nuovo supermercato di Campi, ti trovano i colleghi con cui lavoravi in cantiere e ti dicono: giusti, ma che ne ha fatto un altro? E non ci ha detto nulla e tu non gli avevi detto nulla. Ma non era quello il problema. Il problema è sorto quando ti hanno chiesto come si chiama. Come si chiama, babbo? E del resto l'ha fatto lei, chiedetelo a lei, giusto? E la mamma zitta, perché voleva che te facessi quella figura magra. Vabbè, ma non è questo che mi porto via di te. Di te mi porto via altre due cose incredibili, fantastiche, che splendono in alto nel cielo come due soli, così come della mamma. Porto via la sua determinazione e la sua capacità di imporsi anche nelle situazioni più difficili, e spesso si è imposta con te e tu eri in una situazione difficile, babbo. Di te mi porto via due pregi incredibili. Voglio cominciare dal secondo, quello che ti ha fatto, dall'evento che ti ha fatto smettere di lavorare, il tuo amore, il tuo riscatto, la tua rivalsa, il lavoro, quando ti diagnosticarono il tumore allo stomaco. Una botta incredibile per tutti, tranne che per te. Tu hai guardato sempre avanti, animato da questo ottimismo incredibile, questa capacità pazzesca di guardare il bicchiere sempre mezzo pieno, avanti, tutta, sempre. Non nominare quella parola, dicesti, perché noi ci eravamo fatti il problema, ma se ne sarà reso conto che cosa ha vissuto. Non nominare quella parola, che tanto se va male me ne accorgo lo stesso. Quando ti dimisero dall'ospedale, due che erano in stanza con te si misero a piangere perché tu gli avevi portato una boccata di ossigeno, gli avevi permesso di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno. Eh sì, è da un mese che ci penso, guardo questo libro e c'è questa dedica fatta alla mia famiglia, ma non a te. E invece mi hanno detto che forse finisce negli Oscar Mondadori, quando ci finisce riscrivo la dedica e te la intesto. Io ho imparato da mio padre a guardare il bicchiere sempre mezzo pieno. Lui era incredibile da questo punto di vista. Eri capace di guardare il lato positivo in ogni situazione, compresa quella che riguarda il primo episodio di quando tornammo dal mare, dalle vacanze estive, e non avevi lavoro, non avevi un cantiere, avevi litigato con tutti, geometri, architetti, ingegneri, con tutti avevi litigato. E nessuno sapeva che tu non avevi lavoro e che avevi l'abitudine di scordarti le cose importanti? Beh, sì, quella gli altri lo sapevano, io ero piccolo, per cui ancora non l'avevo capito, però gli altri lo sapevano. E la mattina, anziché andare a lavorare in un nuovo cantiere, andavi dove tenevi gli attrezzi da lavoro, le impalcature, quella piccola gruettina che avevi comprato, dove avevi quel capannone con tutti i pancali. Ecco, e ti inventasti questa cosa pazzesca. Avevi fatto degli stampi e con questi stampi ci avevi fatto dei pezzi prefabbricati in cemento, alleggerito con l'argilla espansa perché venivano troppo pesanti, facesti più prove e poi alla fine ti inventasti barbecue prefabbricati e non se ne vedeva uno, non se ne vedeva uno a Campo di Bisenzio, non ce l'aveva nessuno quel tipo di barbecue e lo inventasti tu. E
E come usasti questo barbecue? Che poi montasti in casa, lo provammo, funzionava e diventò nostra abitudine la domenica mangiare le bistecche nel barbecue che avevi fatto tu. E siccome eri senza lavoro, cominciasti a montare questi barbecue nei giardini a casa dei geometri, degli architetti, ingegneri con cui avevi lavorato e con i quali avevi litigato. E la mamma ti diceva: ma pure con quello lì c'era un geometra che la mamma diceva: quello non scende nemmeno di casa, quando lo vede si chiude dentro, ha paura, gli tira una martellata in testa. E tu gli rispondesti: ma no, gli dico due bischierate, lo fa scendere, gli monto il barbecue, poi quando è coi figlioli e tutta la famiglia a fare il barbecue la domenica, se lo scorda, se lo dimentica. Capito? Tu avevi visto quei geometri, quegli architetti, quegli ingegneri, insieme alle loro famiglie, la domenica, a fare la griglia sul barbecue che gli avevi montato tu in giardino. Avevi inventato il marketing a Campi Bisenzio. Dopo pochi mesi avevi fatto pace con tutti, eri pieno di lavoro e ti toccò pure di assumere uno o due operai. Non me lo ricordo, ero troppo piccolo per ricordarlo. Caro babbo, io di te mi porto queste due cose: la tua abilità di marketing e questo libro, sempre mezzo pieno. Lo dedico a te, babbo. Buon viaggio.